Mi sono fermato giusto 10 minuti per riposarmi prima di continuare a lavorare. Sto sul Saretta a Sarno. Volevo vedere per curiosità da vicino questa torre, vedere come si ci arrivava. Non ci sono mai andato. Qua è tutta paglia, mamma mia. Tutta paglia. Si prendeva pure qua il fuoco, si bruciava tutto. Eccomi qua. Se ne è caduta quasi tutta questa torre. Queste tutte le pietre della torre che è caduta. Tutto pericolante. Qua è arrivato, la torre non è riuscita a bruciarla. È impressionante, tutta spaccata. Può cadere da un momento all'altro. Vediamo se si può entrare dentro. Ragazzi, sono riuscito a entrare dentro alla torre. Devo uscire presto che è tutto pericolante. Sono dovuto passare per questo buco piccolo a carponi per terra. Volevo vedere da vicino la curiosità di questa torre. Impressionante quanto è alta. È tutta distrutta. C'è il rischio che può crollare in qualsiasi minuto qualche pietra. Non c'è nemmeno il casco. Adesso vado di nuovo fuori. Camminando a carponi. L'ho fatto uscire, suona pure il telefono, sempre nei momenti sbagliati. Adesso vedo di fare il giro attorno, vediamo se c'è qualche altra cosa da vedere. Ormai è tutto bruciato qua, non c'ho nemmeno attrezzature da trekking, c'ho le scarpe lisce. Ma vedendo da qua è molto grande questa torre. È tutto bruciato. Sei mosche maledette, non mi farò una ripresa in santa pace. Questa è la torre. Questa zona, questa parte qua è ancora buona, anche se saranno dei pezzi appesi. Spero di non passarci per sotto quando cado. Adesso è questo, è Sarno
vista dall'alto. Tutto quello che vedete è tutta Sarno. Adesso devo trovare la strada per tornare indietro. Questa è una volta il simbolo di Sarno, no? Tra incendi e mancata manutenzione se ne sta cadendo a pezzi, vedete? Tutte queste pietre sono tutte pietre, tranne alcune rocce che appartengono a questa torre. Dopo la volata, le scarpe troppo sottili, mi fanno male i piedi, mannaggia. Dopo aver lavorato, ci vuole un po' di relax. Vedete che pietre strane si trovano qua sopra. E adesso si ritorna in macchina. Ho trovato delle strane pietre, sembrano rami fossilizzati. Non so quanto, non ne capisco, ma sono pietre alquanto strane. Sembrano grandi rametti che si sono fossilizzati con gli anni. Vedete questo com'è strano. Strane pietre, questa montagna sembrano quasi pietre di mare.